boss, parto. La stanza è piena di... Se dentro c'è Capitano Cino. Peccato che Resor non abbia fatto in tempo a uscire. E forza! Vai, basta! Cash, che cosa è successo? È partito un allarme nel centro medico, ho sentito delle grida e ho trovato un dottore a terra. L'ho aiutato e la stanza si è riempita di gas. Le porte sono chiuse a chiave, non possiamo uscire! Non so per quanto resisteremo! Coraggioso! Diamo una mano al signor Cash! Ne ha bisogno! Quando esco di qui ti faccio ridere le chiappe! Su con la vita! Sto solo cercando di provocarti! Non vedo l'ora di restituirti il favore. Lascia perdere. Devi aiutarci. Se riesci a eliminare il gas dalla stanza, io e il dottore potremo uscire. Lo so, era sotto chiave, ma è riuscito a uscire e c'è chi ci ha lasciato la pelle. Se potessi avere quell'animale per un minuto... Ventunesimo colloquio con il paziente, nome Edward Nigman, conosciuto anche come l'enigmista. Dunque, Edgar, il direttore Sharp mi ha detto che ha ricominciato ad appendere sui muri del manicomio i suoi indovinelli minacciosi. Bisogna essere paranoici per vedere delle minacce in innocui indovinelli, dottoressa. Posso fargliene uno? D'accordo. Che cosa cammina prima su quattro zampe, poi su due e infine su tre? L'uomo da piccolo va a gattoni, da adulto va su due gambe, da anziano ha spesso bisogno di un bastone. Ci ha provato, ma la risposta è sempre un bambino. È vero che inizia su quattro zampe come un gatto, ma basta tagliargliene due per costringerlo a girare sulle due che rimangono. Se poi gli diamo una stampella potrà avere anche la terza, capito? È terribile. Come si può scherzare su una cosa così? Facile. Non è mio figlio.
Ci sono ancora alcuni medici che hanno bisogno di me. Ricordate, un paziente felice è un paziente tranquillo. Le nostre scoperte hanno dato vita a dibattiti sulla possibilità che le psicosi siano neurotossiche o che le alterazioni potenzialmente dannose per il cervello siano correlate alla durata degli episodi psicotici. Il progetto Titan ci permette di rafforzare la capacità individuale a far fronte alle alterazioni. All'inizio i risultati erano promettenti, ma è stato l'arrivo del paziente X a dare slancio alle nostre speranze. Il paziente X ha convinto tutti ad adottare il metodo Titan su ampia scala. Dobbiamo ringraziare i nostri benefattori per questa opportunità. Abbiamo tutte le specialità mediche e siamo in grado di offrire un'ampia gamma di programmi medici, chirurgici, diagnostici e di benessere. La qualità del trattamento e le comodità di Arkham hanno fatto in modo che la nostra struttura diventasse la migliore dello Stato. Da noi i tempi sono cambiati. Siamo sicuri di poter curare chiunque grazie alle nostre tecniche all'avanguardia. Benvenuti al manicomio di Arkham. Il nostro personale è pronto ad aiutarvi. Quando avrete usato... Batman! Non parli, adesso è al sicuro. Ma è una trappola! Lo so, ma non per me. Oh, è vero! Sei davvero il più grande detective del mondo! Come ci sei riuscito, Batman? Oh, e che diavolo! Scendete, ragazzi! Vediamo se si accorge di prendere qualche pugno in faccia! Mi dispiace, ho cercato di dirtelo, ma non riuscivo a parlare. Tranquillo, adesso sei al sicuro. Posso gestire questi due delinquenti.
pazienti sono pregati di mantenere la calma e di avviarsi lentamente verso il proprio luce. Mi sa che non posso più mantenere il segreto! Ho due amici che verranno alla festa! È terrorizzato all'idea... che tu te ne vada senza neanche salutare. L'altro... Diciamo che sarà sorpreso di vederti almeno quanto tu di vedere. Quando... Arkham fondò queste istituzioni. Come pochi avrebbero immaginato che sarebbe diventato il grande centro di analisi e riabilitazione psichica che è diventato. Le storie dei supercriminali che sono stati curati qui sono tutti, prima di tutto, nei settori con un livello di sicurezza più basso, gli individui affetti da disturbi minori possono ritrovare la serenità. Abbiamo tutte le specialità mediche e siamo in grado di offrire un'ampia gamma di programmi medici, chirurgici, diagnostici. Così quella è la dottoressa Ian. Sì, da lei mi farei... Hanno fatto in modo che la nostra... Ti ficco dentro! Senza il permesso di Joker, ho l'ordine di ucciderti all'istante. A quanto pare sei tu che ce l'hai il potere contrattuale. Ti ha perso. Il capo ha il controllo totale. Ha pianificato tutto con precisione militare. Ha amici dentro e fuori. Mi rendo conto che questo lavoro, come dice lei, ha bisogno di amici. Mi piacerebbe sapere perché ha scelto me. Joker ha fatto il mio nome. Mi permette di parlare con lui. Sono sicura che ci metteremo d'accordo. Signora, se glielo devo ripetere, temo che dovrò farle anche del male, capisce? Quindi zitta. Se il capo le vuole parlare, le parlerà. Fino ad allora, tenga sigillate le labbra. Per favore, mi liberi. Non le darò problemi. Se non chiude il becco, le faccio saltare la testa. Sono sicuro di fare un favore al capo. Perché? Ah, per favore, no, no! Che cosa succede? Parlavano come se fossero loro a comandare. È vero che Joker è scappato? Purtroppo sì, ma non per molto. Sono mesi che studio il caso di Joker. Dall'ultima fuga il direttore ha detto chiaramente che lo voleva curare.
La pubblicità negativa influisce sulla campagna elettorale. Questa è la minore delle sue... Oddio, stavo per dimenticarmene. Hanno detto che si sarebbero spostati all'interno del centro per dare la caccia agli altri dottori. Nessun problema, sono stati tratti tutti in salvo, ma è meglio che resti qui. Lo staff medico è al sicuro. Posso continuare a seguire la pista di Harley Quinn e Gordon. Non posso restare qui tutta la notte, ho del lavoro da fare. Li hai trovati? Stanno bene? Sì, per ora sono al sicuro. Batman, abbiamo un altro problema. Devo tornare alla residenza. Ho lasciato là tutti i miei appunti. Non voglio rischiare che Joker ci metta sopra le mani. Non è sicuro, dottoressa. L'isola ormai è zona di guerra. Non ne verrà fuori salva. È il lavoro di una vita. Lei non ha l'autorità di... L'accompagno io, Batman. Se non altro adesso posso contraccambiare. Non mi piace neanche un po'. Ti ha chiamato l'ascensore? Noi no. Sta salendo dai piani inferiori. Cash, prendi la dottoressa Young, recuperate gli appunti e cercatevi un posto sicuro dove stare. Tutti gli altri vadano in sala di osservazione. Barricatevi dentro. Il capo dice che è da qualche parte qui dentro. Sparpagliatevi. Lasciami, ti prego!
facile, pensaci! Ti ho intrappolato in una scatola di metallo, sei sospeso su quella che potrebbe essere una caduta mortale. E se mollassi i freni d'emergenza e ti lasciassi cadere come un sacco? Dammi la buonanotte, Batman. Boom! Scherzavo. Ho in serbo altre sorprese per te. Preparati ad affrontare le tue paure. Tutti! Non c'è nessun Crane! Solo spaventa Batman! Riesco a liberarmi! Mi hanno ricoperto la faccia! Fatemi uscire da qui! Per favore! Oh, a quanto pare il dottore in anticipo! L'appuntamento era per le 4. Sono sicuro che la chiameranno con il sigarino non appena è pronto. Dimmi, Batman, di che cosa hai paura? Di non riuscire a salvare questo schifo di città? Di non trovare il commissario in tempo? Di vedermi in perizoma? Aiutami, Batman! Mi spiace, Jim. Barbara, mi dispiace. Sono arrivato troppo tardi. Spiacente. Il numero che avete composto non è raggiungibile. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Barbara, ci sei? Riattacca il telefono.
Non dovresti essere qui. 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 Non dovresti essere. 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 Non dovresti avresti dovuto opporre resistenza. Davvero, uomo. Mamma. Aiuto, Bruce. Non lasciarci morire. Che cosa fai, Batman?
Che cosa è stato? Qual è il killer silenzioso degli oceani che può stare in una piccola caraffa? Mi senti? Bruce, che cosa sta succedendo? Oracle, sto bene. Che cosa è successo? Ho perso il contatto. Sicuro di stare bene? Hai trovato mio padre? Sì, bene. Ho avuto un breve colloquio con Spaventapasseri che mi ha rallentato. Ti chiamo fra poco. Non era Gordon. Il gas di Crane deve aver fatto più effetto del previsto. Ti sei perso, Batman? Non riesci a distinguere la realtà dalle distorsioni costruite dalla tua piccola mente? Nemmeno io. Lascia perdere, Batman. Diventa più facile se ti arrendi, dico davvero. Vuoi levarti il cappello davanti ad Harley, Bats? Chissà che male! Cavolo! Continuate a colpire! Ti riduco in brandelli!
prendetelo a pugni! È dall'altra parte del vetro. Da un'occhiata. Armi ha l'ordine di uccidere il vecchio se uno dei miei uomini ha sospetto che tu sia nella stanza. Sono di pattuglia e sanno che stai per arrivare. Facciamo così. Se riesci a raggiungere Armi senza che gli altri se ne accorgano, ti darò un regalino. Se non ci riesci, il vecchio muore. Sai, potrei addirittura regalarti Harley. Hai tutta l'aria di avere bisogno di un nuovo assistente. E così ti sei arreso e mi hai preso la mappa. Spero che ti sia utile. Joker non sta scherzando. Vuole tenere il vecchio alla larga da Batman. Se riesce ad avvicinarsi, non voglio assumermi la responsabilità. Tranquillo, di qui non passa nessuno. Batman è praticamente morto e io sono famoso. Se lo dici tu, comunque continua a controllare. Adesso! Ricordate, se sentite odore di un uomo in calzabaglia, Harley uccide il vecchio. Nessuno ha visto Batman là fuori? No? Non mi sorprende, è un coniglio. Joker aveva ragione anche questa volta. Joker spaccherà la testa a Batman. Non ha alternative. Pensi che dia importanza a quello che dici? Ah, quello l'hai trovato. Peccato, non era poi così difficile. Ma non avevo molto tempo. Ragazzi, se qualcuno di voi ha visto Batman, il vecchio è morto. Harley tiene in mano il suo destino, e per chi lo ha visto per primo, poi servo un Jack Reed. Joker avrà ucciso Batman, ci sposeremo! Sarà bellissimo! Sai, dovresti vincerti i capelli. Tutto quel grigio ti rende così vecchio! Ti
ti prenderanno qui e ti rinchiuderanno. Harley ha in pugno il vecchio. Se vedete Batman o chiunque altro in giro, finché Nasare è morto. Il vecchio ha l'aria di farsela addosso. Qualcuno mi porti un vasino. Quel trofeo era una prova. Bravo! Hai passato il livello elementare. Ci hai messo più del previsto. Ha perso il controllo. Sta cercando di dimostrare qualcosa. Non sono sicuro di riuscire a fermarlo questa volta. Ce la farai. Batman, senti, non siamo soli. C'è qualcos'altro là sotto. Anche se non so che cosa. Che chiacchierone! Così rovini la sorpresa. Zitto. Oh, ti sto innervosendo? Sì? Bene. Ti piacerà anche quello che viene dopo. Chiede il login della dottoressa Young. Non fa niente. Stammi dietro. Adesso. Bane. Pensavo fosse evaso da Blackgate. Fatemi scendere! Chi è stato? La dottoressa Young, quella bruca, mi ha succhiato il Venom dal sangue! Dovete fermarmi! Mi spiace, Bane. La dottoressa non rappresenterà un problema ancora per molto. Ti piace la mia marionetta? Che ne dici di farla scendere? Gordon, scappa! Ha ha ha!
consumerò! Non farti colpire, idiota! Andato. Batman, tutto bene? Bene, Jim. Dov'è la Queen? Sparita. Deve essere scappata quando Ben ti stava maltrattando. Dobbiamo farti andare via dall'isola.
Non sono una recluta, so badare a me stesso. Io ti spezzerò, Batman! Poi anche la bruca! No, bene. Questa volta sono io che spezzo te. Jim, torna sulla terraferma, è troppo pericoloso qui. Non mi va di lasciarti qui. Alla radio dicono che ha piazzato bombe in tutta Gotham. La città è nel panico. Hanno bisogno di te. Siamo pronti a partire, signore. Ben, ha chiamato bruja la dottoressa Young. Che significa? È spagnolo. Significa strega. Oracle, fruga nei computer della città. Tira fuori tutto quello che puoi sulla dottoressa Young. Quello che riesci a trovare lo analizzo alla Batcaverna. La Batcaverna? Sull'isola di Arkham? L'ho preparata anni fa. Per certe situazioni è bene essere sempre pronti. Come hai fatto a mantenere il segreto? Stiamo parlando di me? Tu pensi che la dottoressa Young stesse facendo esperimenti sul Venom, la sostanza che ha trasformato in animale Bane? Sì, e sono preoccupato. Bane era persino più forte del solito. Joker vuole il Venom e questo significa problemi. Sto andando al punto dell'uomo morto a nord di Arkham. Ti contatto non appena sono nella Batcaverna.